Ragazzi, buongiorno e bentornati sul canale. Ero qui che mi stavo allenando e stavo facendo l'ennesima prova per riuscire a fare la leg extension senza leg extension, perché non ce l'ho. Però a me piacerebbe farla perché è un esercizio, un ottimo esercizio da inserire a fine allenamento per colpire i quadricipiti dopo che hai già fatto magari uno, due, tre esercizi, quindi li alleni in modo settoriale. Però non ci riuscivo. Ho provato lo Spanish squat, ho provato il CC squat, facevo il goblet squat con talloni rialzatissimi, però volevo fare leg extension e finalmente, dopo settimane che mi scervello di tentativi, oggi sono riuscito a fare leg extension senza leg extension e oggi vi faccio vedere come potete farlo anche voi, ovviamente dopo la sigla. In realtà mi sento anche stupido per averci messo così tanto, perché l'ho sempre vista far su YouTube, ma in un modo che non mi piaceva. Infatti riprovando non ci trovavo quel quid. Cioè, molto spesso su YouTube la vedete fare da persone che si mettono così e fanno con un kettlebell la leg extension. Però non è comoda perché? Perché se voi la fate semplicemente su panca, l'angolo della gamba rimane molto aperto, cioè rimane una mezza leg extension. E l'obiettivo sarebbe riuscire a portare la tibia più indietro possibile, chiudere tanto l'angolo della gamba in modo che il quadricipite appunto abbia tanto da estendere. E questo col foam roller in questo modo non mi piaceva. Allora oggi mi è venuto un'illuminazione: come fare la leg extension grazie a questo mio bellissimo rack, o perlomeno grazie a questo accessorio del rack. Ovviamente se voi non lo avete non succede niente, basta che prendete un bilanciere e lo poggiate su il rack, quindi l'unica cosa che serve è il rack. Se manco c'è il rack non si fa, la leg extension è l'ultimo dei problemi. Quindi si posiziona il bilanciere sul rack o si prende questo bellissimo supporto pad, perché altrimenti ci si fa del male dietro al ginocchio, quindi pad, che può essere il cuscino per lo squat ad esempio, o una qualsiasi gomma piuma, un cuscino, boh, qualsiasi cosa da rotolare. E il bello è che appunto la posizione non è bassa come quella di un foam roller, lo si può posizionare a una buona altezza, con l'effetto che posizionandosi in partenza, vedete, l'angolo della gamba è chiuso, è molto più chiuso di quanto non fosse prima, quindi c'è un buon allungamento del quadricipite. Da qui si prende un bel kettlebell, lo si mette nella punta del piede e voilà, leg extension servita. Ed è una figata. Si allena anche leggermente il tibiale, visto che si deve tenere il peso in posizione, però direi che è l'ultimo dei problemi. Quindi in questo modo si può fare leg extension. Quindi cosa serve per questo attacco d'arte? Serve un rack con dei supporti, ovviamente un bilanciere o un supporto di questo tipo, con un cuscino, il cuscino ve lo consiglio, è veramente obbligatorio, e dei kettlebell. In teoria secondo me si può fare anche con i manubri, però non mi azzarderei, è un pochino più scomodo, quindi un kettlebell alla fine da 12, da 16, se uno si allena a casa secondo me dovrebbe comunque averlo, quindi non si deve fare altro che metterlo nel piede. E sostituisce a tutti gli effetti una leg extension, perché si può fare in stripping, basta avere più kettlebell, si possono fare delle super serie, insomma si può fare tutto quello che si vuole. Spero di non aver fatto un video ovvio, perché sinceramente io ho cercato parecchio su YouTube ma soluzioni valide non le ho trovate, ho dovuto creare questo complicato sistema di carrucole e specchi. Se avete delle domande, non credo, lasciatemi pure un commento e noi ci vediamo al prossimo video.